Oggi si festeggia la Natività di San Giovanni Battista, il precursore di Gesù, che proclama il battesimo di penitenza e annuncia la venuta imminente del Regno dei Cieli. Giovanni è un parente di Maria Santissima, ma è il figlio del sacerdote Zaccaria ed Elisabetta, i quali, per l'età avanzata, avevano perso la speranza di avere un figlio. Un giorno, mentre Zaccaria adempie il suo ufficio di sacerdote nel tempio e offre il sacrificio vespertino nell'interno del santuario, riceve un annuncio umanamente incredibile. Presto avrebbe avuto un figlio. Allora Zaccaria chiede un segno che gli viene dato. Resta muto fino all'adempimento della parola del Signore. Elisabetta, tra la meraviglia dei parenti e conoscenti, concepisce davvero un figlio. Elisabetta, quando riceve la visita della cugina Maria, la nostra Madre Santissima, e apprende da lei le meraviglie che il Signore aveva operato per la salvezza dell'umanità, non può che lodare il Signore e benedirla, benedire la cugina Maria, mentre il bimbo sussulta nel suo grembo. Al momento della nascita, i genitori concordano insieme nel chiamarlo Giovanni, Giovanni che vuol dire Yahweh mostra la sua benevolenza. E Zaccaria riacquista subito la parola per cantare quell'inno di ringraziamento che tutti noi conosciamo e che i monaci cantano ogni giorno nella liturgia quotidiana. Consapevole della sua missione, quando all'età conveniente si ritira nel deserto vestendo di peli di cammello e una cintura attorno ai fianchi. Giovanni Battista predica nel deserto, si nutre di locuste e di miele selvatico. La sua voce tonante, gli occhi accesi dall'eccitazione, il braccio teso in avanti, con il dito a indicare una realtà imminente dietro l'angolo che egli stesso era venuto ad annunziare. E così è anche fedelmente rappresentato dall'arte cristiana. Preparate, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, diceva. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. I passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi siano spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Questa è in sintesi la predicazione di Giovanni che ritroviamo riportata nelle pagine evangeliche. La sua vita era una vita penitente, impressiona molti del suo tempo che da ogni parte della Palestina accorrono ad ascoltare le parole di questo profeta, profeta di Gesù, precursore. Predica la penitenza e anche, dicevamo, la conversione del cuore per prepararsi all'avvento del regno messianico, secondo il Giovanni ormai vicino, e lui lo sapeva. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, faceva bagnare nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola e accettavano di far penitenza. È proprio per questo che è chiamato il Battista, ossia il battezzatore. Io vi battezzo con acqua per la conversione, diceva Giovanni, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E poi ecco quella memorabile scena, mentre battezzava lo stesso Gesù nel fiume Giordano, Giovanni indica in lui il Messia atteso. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, che noi ripetiamo durante tutte le liturgie eucaristiche che ogni sacerdote celebra in tutto il mondo. Appena battezzato, scrive l'Evangelista Matteo, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli e egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
Ed ecco una voce si udì, una voce dal cielo che diceva: questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Giovanni Battista è consapevole del ruolo che Gesù gli aveva dato. Dice con estrema umiltà: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. E indicava in Gesù il suo successore. L'amore della verità e la sua tagliente schiettezza gli sono stati fatali. Per Giovanni Battista, che alza il dito accusatore contro Erodiade, la cognata e convivente di Erode Antipa, che non ha gradito le invettive dell'ossuto profeta e lo ha fatto imprigionare, convinta di soffocare dietro le sbarre la sua voce inquietante. Ma Giovanni, anche dalla cella buia in cui era stato incatenato, continuava a lanciare anatemi contro il re e la sua perfida concubina. Erodiade è riuscita, tramite la figlia Salomè, e lo sappiamo dalla pagina evangelica, a strappare al sovrano la condanna a morte dello scomodo profeta Giovanni Battista. Si sentì appagata solo dopo aver visto quella testa, la testa del Battista, adagiata su un piatto d'argento. Ed è così che il Battista chiuse la sua vita, l'ultimo dei profeti e anche il primo testimone martire del cristianesimo. Per i cristiani il Battista rappresenta colui che conclude l'Antico Testamento e che apre anche il Nuovo Testamento, additando a tutti la figura di Cristo Redentore. Giovanni Battista è il patrono delle autostrade e degli albergatori, nonché delle sorgenti d'acqua, dei cantori e dei musicisti. Per le umili vesti indossate durante la permanenza nel deserto, è anche protettore dei conciatori di pelle e dei sarti. Ed è anche il patrono dei carcerati e dei condannati a morte. Ed è invocato contro l'emicrania. E allora noi, nella festa di Giovanni Battista, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio a preparare la via al Signore del mondo e invitasti le genti alla penitenza e alla conversione, fa che il nostro cuore sia purificato dal male per poter accogliere il Signore. Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio dell'Altissimo e di indicarlo a tutti come agnello che togli i peccati del mondo, ottienici l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo e guidaci nella via della salvezza e della pace. Amen.